si inizia a fare sul serio nel campionato di Serie 2 con l'inizio dei playoff. La capolista del girone Ovest, la Junior, si trova ad affrontare tra le mura amiche l'ottava del girone Est, quella Jesi, che si è qualificata per il rotto della cuffia sconfiggendo in un vero e proprio spareggio nell'ultima giornata Ravenna. In un palazzetto tutto dipinto di rosso-blu non sarà facile per l'Aurora però ribaltare il pronostico. I due starting five propongono da una parte Bellan, Martinoni, Cattapan, Sanders e Tomassini, a cui risponde la Termoforgia con Green, Hasbrook, Fontecchio, Rinaldi e Marini. L'inizio di gara contempla subito un canestro facile di Hasbrook su assist, praticamente da palla 2. Il pareggio arriva dopo un paio di minuti con Martinoni, ma Jesi allunga subito con Fontecchio in contropiede. La circolazione di palla è migliore in casa marchigiana in questa prima fase. Un 2-1 di Rinaldi porta al massimo vantaggio la Termoforgia sulle 2-10. Naturale che gli ospiti siano meno contratti. Sul meno 10 arrivano i primi accorgimenti in casa juniorina con l'innesto di De Negri e Blizzard per Tomassini e Sanders. Subito una bomba del Saravallese riporta la 9 più a 7 punti di distacco. Questa prima parte di gara è un assoluto protagonista. Capitan Tommaso Rinaldi con i suoi 11 punti. Casale non costruisce neanche brutti tiri, ma è molto precisa. Il 7 su 22 al tiro del primo quarto è sintomatico, così come il punteggio di 15-27 nel testimoniare le difficoltà. Inizia la seconda frazione, ma nelle primissime fasi il copione è sempre lo stesso. Subito 4-0 Jesi e massimo vantaggio sul 15-31. Una bomba di Sanders, la seconda segno su ben 15 tentativi in 13 minuti, riavvicina 10 lunghezze da 9 più, consigliando il coach ospite Cagnazzo a chiamare timeout. È la prima di tre triple consecutive dei padroni di casa, che riportano in partita sia pubblico che squadra sul punteggio di 28-32. Sono due liberi di Edi Oia a fermare l'emorragia ospite, prima che il nuovo entrato Valentini segni un altro canestro pesante. La lunga rincorsa rosso-blu trova compimento al 18esimo con Blizzard che realizza il 36-36. Martinoni firma il primo vantaggio interno con 4 punti consecutivi, inizio di un mini break di 7-0 che fisserà sul 43-36, risultato all'intervallo lungo. L'onda lunga del parziale prosegue anche nel secondo tempo ed è interrotto da un canestro pesante del folletto Marcus Green. Sul massimo vantaggio di 48-39 è obbligatorio il time out in casa Jesi. Massimo scarto riscritto nuovamente a metà del quarto sul più 13, 55-42. La Termoforgia non ci sta però ad alzare bandiera bianca e rosicchia lentamente lo svantaggio ritornando a meno 2 dalla fine del terzo quarto. Il periodo si chiude sul 61-58 grazie soprattutto ad un gran finale tempo di Hasbrook che raggiunge 4-12. La contesa rimane molto intensa, come normale in ambito post-season. Sono soltanto 6 i punti, messi insieme dalle due squadre in 3-4 minuti dell'ultimo tempo. Tomassini dalla lunga ridà un po' di ossigeno alla causa juniorina per il 68-60. Rinaldi, indomabile, sul 22esimo punto Jesi, a meno circa 4 minuti dalla sirena. La Termoforgia è indomabile, canestro a 3 punti di piccoli e punteggio sul 72-68. Casale sbaglia il canestro successivo, ma arriva un altro errore sempre dello stesso piccolo. Rinaldi commette fallo mandando Sanders in lunetta, che fa 0-2. Riesi, nell'azione successiva, non riesce nemmeno a tirare. Mentre bravissimo Severini a siglare il più 6 a 50 secondi dalla fine, che sa di condanna per i comunque molto positivi marchigiani. Fontecchio accorcia a 4 punti, ma Blizzard, a 20 secondi dalla fine, con la sua specialità, una bomba, la chiude dall'angolo, finisce 77-70, MVP della gara, capito. Dobbiamo e possiamo provare a far meglio, perché soprattutto in attacco spesso questa sera ci siamo un po' persi e questo è coinciso con il momento nel secondo quarto, che è quello che ha indirizzato.
dove abbiamo fatto un passo indietro in difesa. E noi sappiamo che è valso per noi tutto l'anno, che ogni volta che facciamo un passo indietro in difesa poi fatichiamo ad avere il giusto ritmo nella partita. Vi rubo gli ultimi due secondi ringraziando i tifosi che sono venuti da Jesi, è stato molto bello vederli qui a sostenerci, e quest'anno l'hanno fatto per tutto l'anno e quindi vi ringrazio e spero che in gara 2 riusciremo a fare qualcosa di più anche per loro. Partita molto dura e quindi vittoria importante. Poi partire di sì, partita molto dura e quindi il risultato è una vittoria molto importante sia nell'ottica di iniziare col piede giusto la serie sia nell'ottica della prestazione offerta, perché non era facile pareggiare la fisicità e l'aggressività di Jesi, soprattutto dopo un inizio un po' impacciato da parte nostra. Siamo molto contenti per come abbiamo mosso la palla in attacco, abbiamo costruito dei buoni tiri, se riusciamo a essere un po' più precisi questo ci permette di toglierci un po' di quella pressione che nei playoff si sente e che non ti permette mai di essere tranquillo. 25 assist sono un dato per noi importantissimo a fronte di solo 10 palle perse, ripeto, tenendo conto della fisicità, della durezza, dell'aggressività che gli si è riuscita a proporre con grande efficacia e siamo riusciti col movimento di palla a costruire dei buoni tiri e un po' a andare sopra alla scelta di Jesi che chiudeva bene l'area e che ci ha concesso solo la miseria di 6 tiri liberi. Quindi ci sono alcune cose che dal punto di vista tecnico possiamo migliorare, però la serie passa dalla nostra capacità di essere duri e presenti per quanto più tempo possibile. In questo momento della stagione, col caldo, con la stanchezza, con la palla che pesa di più, forse è impossibile chiedere la continuità per il corso di tutta la partita, quindi la serie sarà decisa dalla capacità di essere quanto più continui possibile nel corso della gara.